Nessuno Stato può accettare che la criminalità organizzata determini le politiche migratorie nazionali né che vengano praticate ignobili forme di schiavitù moderna. Proprio ieri io, in occasione del Consiglio Affari Interni a Bruxelles, ho sottoposto ai colleghi europei una serie di iniziative per affrontare questa sfida epocale, riconducibili essenzialmente a due pilastri essenziali. Da un lato, la necessità di potenziare la collaborazione con i paesi di origine e transito dei flussi per rafforzare la cooperazione di natura investigativa e rendere più efficace la risposta repressiva contro i trafficanti. Dall'altro lato, la necessità di agire concretamente sulle cause della migrazione e offrire ai migranti delle alternative legali ai loro progetti migratori. Per questo motivo noi riteniamo fondamentale il potenziamento della collaborazione con le agenzie onusiane per ampliare i programmi di rimpatrio volontario assistito dai paesi di transito verso i paesi di origine. Rimpatrio assistito significa accompagnare i migranti nel proprio paese di origine, offrendo loro concrete prospettive di inserimento sociale e lavorativo.